sta circolando una nuova segnalazione su Ida e Mario, che potrebbero aver cambiato le carte in tavola dopo Uomini e Donne. Molti fan si stanno infatti chiedendo come si sia evoluto il loro legame dopo la fine del dating show, durante il quale la frequentazione è finita negativamente. I due si sono infatti conosciuti in quello studio televisivo e hanno iniziato una conoscenza che ha appassionato molti telespettatori. Non sono però mancati i diversi alti e bassi, che sono dipesi soprattutto da diverse segnalazioni giunte all'orecchio di Ida e che parlavano di alcune presunte uscite di Mario con altre donne. Per questo motivo, la tronista ha scelto di far uscire definitivamente Cusitore dal programma. Adesso che entrambi sono fuori da Uomini e Donne, è arrivata una nuova segnalazione su di loro. Ecco cosa sta succedendo realmente. Cosa accade tra Ida e Mario, l'indiscrezione. Trascorse settimane dalla loro uscita di scena dal dating show di Maria De Filippi, Cusitore è tornato a parlare del suo legame, mai iniziato, con Ida Platano. Nel corso di un'intervista rilasciata per Fanpage, l'ex cavaliere ha infatti confessato di aver provato a riconquistarla e di essersi recato da lei dopo il programma per chiederle scusa. Lei non ha detto nulla, ha continuato Mario, non mi ha chiesto nemmeno di fermarmi per pranzo. Le ha anche inviato una lettera con il suo numero, dei pupazzi e dei fiori, ma non ci sarebbe stato nessun riscontro da parte dell'ex tronista. Per Ida le cose sembrano quindi essersi concluse definitivamente, anche se non è mancata di recente una nuova segnalazione. A pubblicarla ci ha pensato l'esperta gossip Denira Marzano, che è sempre molto attenta ad aggiornare i fan sulle varie novità. Un utente le ha infatti chiesto se Mario e Ida si stessero ancora frequentando, e lei ha svelato che Cusitore starebbe aspirando ad avere altri ruoli in televisione, dopo la partecipazione a Uomini e Donne che lo ha reso famoso dinanzi agli occhi di migliaia di persone. Ida potrebbe invece cedere il suo trono e non tornare, almeno per il momento, nel programma che le ha regalato una grande popolarità. Pare quindi che i due non abbiano intenzione di continuare a vedersi, e che abbiano preso strade differenti. C'è intanto molta attesa per quello che succederà nel corso delle prossime puntate di Uomini e Donne, De Filippi sta infatti già andando alla ricerca dei nuovi protagonisti del dating show.